Noi siamo irretiti nelle storie. È così che voglio iniziare questa riflessione, citando e parafrasando un autore come Wilhelm Schapp, che parla in merito alle narrazioni proprio di biografie individuali, quindi letteralmente i vissuti, che si sviluppano, si intrecciano e poi convogliano poi in una pluralità di biografie collettive, quindi parliamo di società. Ecco, questo meccanismo così complesso di definizione della realtà trova oggi un nuovo strumento di rappresentazione, di mostrazione. Ovviamente sto parlando dei videogiochi. Queste esperienze interattive riescono oggi a proporsi sullo scenario mediale come forme ludiche della narrazione, dove per ludico si intende una tipologia particolare di socializzazione, quindi parliamo in un certo qual modo di tecnè, di saper fare, quindi un criterio di educazione pratica. Letteralmente, volendo giocare un po' coi termini, parliamo di una governance produttiva, figlia delle teorie di Calois e Huizinga, che quindi ci permette di giocare letteralmente con le narrazioni e quindi di empatizzare, di commuoverci in esse. In uno scenario sicuramente evocativo del cinema fantascientifico di derivazione dickiana, David Cage ci propone un viaggio interattivo in una Detroit del 2038, che torna a essere un modello di industrializzazione come lo è stata ai tempi di John Ford, grazie a un'azienda di produzione di androidi, la Cyberlife, che in breve tempo è riuscita a diventare la più grande e influente nel suo settore. Ora, l'introduzione di questi androidi tuttofare nella società ha stravolto completamente le normali dinamiche sociali a cui si era abituati. Si può notare infatti come vengono a proporsi nella discussione e nella riflessione diverse tematiche, che vanno dall'automazione del lavoro, in quanto questi esseri macchinici si sostituiscono alle persone in molti lavori, creando di fatto masse di disoccupati, alla discriminazione razziale, con tanto di discorsi xenofobici, tutti temi che ritroviamo oggi nel nostro quotidiano e che qui vanno a proporsi come delle riflessioni che il giocatore in prima persona deve assumere su di sé, delle scelte quindi che servono a guardarci dentro per capire come percepiamo gli altri, gli emarginati e i diversi. Staremo quindi dalla parte degli androidi devianti che hanno preso coscienza della loro schiavitù e rivendicano lo status di esseri viventi? O staremo dalla parte degli umani che li vedono soltanto come degli elettrodomestici difettosi? Questo scisma ideologico viene problematizzato nelle trame di tre androidi in particolare, come è stato introdotto prima, che ci mettono di fronte a una serie di scelte e problemi legati alla segregazione, alla violenza domestica e ai pregiudizi di ogni tipo. Questa è la nostra storia. Detroit Become Human si presenta come una narrazione intesa in questo senso qui, quindi una narrazione che ci accompagna, ci coinvolge in un viaggio molto interessante, poiché ci presenta uno scenario sociale che non è molto diverso dalla nostra contemporaneità, ovvero sia non è un futuro distopico molto lontano dai giorni nostri, ma si tratta di un futuro possibile, un futuro che è realizzabile nei suoi approcci tecnici, no? Quindi assolutamente attuale per certi versi, soprattutto nelle sue tematiche. Volendo tuttavia ripercorrere brevemente la storia di questo prodotto, mi sembra necessario ricordare che nel 2012 Cage propose sulla rete la sua idea del gioco, quello che sarebbe poi diventato il suo progetto attuale, consegnando di fatto al popolo di internet un video, una performance straordinariamente empatica dell'attrice Valerie Curry, che impersonava allora uno dei futuri protagonisti, l'androide Cara, nel momento della sua nascita, la sua costruzione. Ciò che colpì gli utenti di allora fu sicuramente la notevole qualità della grafica realizzata con una nuova tecnica di motion capture, ma soprattutto la potenza espressiva dovuta al momento concitante della presa di coscienza dell'androide, osservato dal punto di vista del suo creatore. Nel momento in cui il costruttore si rende conto che l'androide riesce a formulare pensieri alternativi a quelli del programma, provvede a smantellarla, ma è lì che si vede il germe della rivoluzione. Si percepisce infatti in maniera abbastanza palese quello che i giapponesi definiscono mono no aware, il sentimento delle cose, la partecipazione emotiva che nasce da esse, poiché Kara prega di non essere terminata.
sconfinata, si dispera e turba il suo creatore e anche noi con una espressione di individualità molto potente, evocativa della più umana delle caratteristiche, ossia l'attaccamento alla vita, nonché la paura della morte. I'm gonna have some explaining to do. I won't cause any problems, I promise. I'll do everything I'm asked to. I won't say another word. I won't think anymore. But I've only just been born. You can't kill me yet. Stop, will you please stop? I'm scared. I want to live. I'm begging you. Il suo I'm scared gela il sangue e il suo lacrimae rerum si incarna nell'effettivo lacrimare umano. Ora, tornando a Detroit Become Human, il giocatore viene chiamato a impersonare tre distinti androidi, costruiti con delle specifiche d'uso e quindi in grado di assumere determinati ruoli e svolgere precise mansioni. So di essere solo una macchina, ma sento che qualcosa ci tiene legate. La prima di essi, la già citata Kara, si presenta come la versione tecnologica della Tata, che si ritroverà coinvolta in una situazione familiare drammatica e rappresenta l'amore, il senso di maternità e la capacità di provare empatia anche nei confronti di chi è diverso, persino ostile. Marcus. Al servizio di un ricco artista dalla salute cagionevole troviamo invece il secondo personaggio utilizzabile, ovvero sia Marcus, un androide che si ritroverà ben presto a ricoprire un ruolo di importanza critica. Egli infatti guiderà la propria razza umanoide durante la rivoluzione e starà a lui, o meglio noi, decidere come portare avanti la battaglia, trovandosi spesso a scegliere tra un approccio pacifico e uno più violento. L'ultimo personaggio giocabile, l'androide Connor, è il più avanzato tecnologicamente. È un prototipo costruito dalla CyberLife per aiutare la polizia con i casi più complessi, proprio legati alla questione devianti. Fattore intrigante di questo personaggio è che egli si presenta come un androide che per lavoro dà la caccia ai propri simili, in maniera non dissimile al detective Deckard in Blade Runner. Giocare nei suoi panni, infatti, più che negli altri, significa essere continuamente lacerati da scelte morali in grado di turbarci, mettendo in mostra tutte le difficoltà di mantenere un elevato grado di coerenza. Le vite di questi androidi, apparentemente così diversi, verranno a intrecciarsi fino a determinare lo sviluppo pressoché assoluto della trama. Infatti, a seconda delle scelte del giocatore, è possibile affrontare e risolvere la crisi sociale in maniera differenziata. Questo, a conti fatti, risulta essere letteralmente un gioco di specchi, come ha sostenuto anche lo stesso Cage, dove praticamente attraverso l'occhio dei protagonisti noi mettiamo in discussione praticamente la nostra umanità. Questa è una storia di uguaglianza, di libertà e di crescita interiore. Questa però è una crescita che ci tocca nel profondo, perché ci mette nella condizione di discutere le nostre stesse convinzioni. Allora, è possibile definire quindi questo videogioco come un prodotto artistico e quindi anche un manifesto ideologico e politico? Io credo proprio di sì. Al di là della componente postumana, che è immediatamente riscontrabile durante i primi minuti di gioco, ciò che salta all'occhio proprio durante tutta l'esperienza è, diciamo così, la messa in discussione, nonché la ridefinizione del concetto di umano. Stiamo forse parlando di una delle più grandi rivoluzioni, poiché si tratta di spostare una frontiera invisibile che allo stesso tempo è politica, sociale ed etica. Restiamo umani, sì certo, ma che cos'è un essere umano? Basta semplicemente considerare il corpo di carne biologico con le sue esigenze, i suoi istinti a definirlo come tale, o è qualcosa di più complesso, quindi anche una comunanza di caratteristiche dettate da un processo di autocoscienza e di condivisione empatica? Ecco, Detroit Become Human utilizza l'espediente degli androidi per permetterci di ragionare su qualcosa di molto ampio. In un certo qual modo è possibile ritenere Detroit Become Human come uno strumento narrativo che ci permette
permette di ragionare sulla nuova definizione di umano.